Antonella Guerrieri. L'aggressione a Vittoria nel Ragusano la notte del 2 settembre scorso. La vittima aveva appena finito di festeggiare il suo compleanno e stava rientrando a casa dopo una serata con gli amici. D'improvviso un uomo le sbarra la strada chiedendole aiuto. Lei si ferma per prestare soccorso e invece cade nell'orribile trappola di Sergio Palumbo. Lui, sotto effetto di droga, la strattona, si mette alla guida e la costringe per 3 ore a subire l'inferno, violentandola più volte sotto la minaccia di morte. Se racconti, uccido te e la tua famiglia. Quel ricatto l'ha resa totalmente, diciamo, inerme davanti appunto a una persona chiaramente più forte di lei, in una donna che aveva in quel momento paradossalmente soltanto si era fermata per prestare aiuto. Intorno alle 4 del mattino Palumbo decide di lasciare finalmente libera la sua preda. Eccolo mentre scende dall'auto della ragazza lanciandole l'ultima minaccia. Mentre lei finalmente libera, in preda allo shock, scappa in ospedale. 26 anni, padre di 2 figli, Palumbo è stato subito individuato dalla polizia di Ragusa per il GIP che ne ha emesso l'ordinanza di convalida di arresto. Si tratta di un recidivo. Poco più di un anno fa aveva violentato con modalità analoghe una prostituta. Condannato per sequestro di persona, violenza sessuale aggravata e rapina, dopo soli 4 giorni di galera aveva ottenuto gli arresti domiciliari. Ecco qual è la giustizia italiana. Questi prendono, vengono presi in flagrante e vengono di me subito liberi per fare altri reati. Una vergogna, la magistratura vergognosa.